Al mio tre. Uno, due, tre. Mio fratellino ha ancora molto da imparare. Avanti, tartaruga! Forza allora, di qua. Ma dove vai? Vedrai. Bella vita la nostra, fratello? La migliore. Possa non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Va bene. Adesso basta. Dobbiamo tornare a casa. Andiamo. Aspetta. Che c'è? Ezio, lascia dormire Cristina. Avrà tutto il tempo per farlo. Dopo. Nah. Diavolo, è Vieri. Meglio nascondersi. Cercate bene. Non può essere molto lontano. Cristina! Cristina! Chi è là? Io! Oh, Ezio! Dovevo immaginarlo. Posso entrare? Va bene, ma solo per un minuto. Un minuto mi basta. Davvero? Non intendevo in quel senso. Vieni qui. Oh. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Cristina? Cristina! Sveglia! Arriva il tuo precettore! Forza, figlia mia! Ma che cosa sarà mai, sveglia? Porco demonio! Ma che succede qui? Perdonate, messere! Chiedo venia! Io ti ammazzo! Su via! Non è necessario! Guardie! Guardie! Portatemi la sua testa! Prendete quel bastardo! Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza! Vergogna! A tutti i membri dell'arte della seta! Badate ai minerali grezzi dell'ultimo. Dovete avermi scambiato per qualcun altro. Mi ha chiesto lei di aiutarla con una cosa. Sono quasi innocente.
Vieni con me. Qualcosa non va? Credi che io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Vieri dei pazzi di questa notte, eppure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo De Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Al magnifico Lorenzo De Medici, mio protettore e amico. Ho fatto quanto mi avete chiesto e concluso l'indagine sull'incidente di Milano. Posso confermarvi che riguarda ben altro che il malcontento per il governo del duca Galeazzo Sforza. Ritengo che altri individui, bramosi di vantaggi ben maggiori, abbiano manipolato gli eventi al fine di ottenere i propri scopi senza esporsi di persona. Lampugnani, Olgiati e Visconti si sono macchiati del crimine, certo, e hanno avuto la fine che meritavano per il loro tradimento. Ma diversi altri nobili sono implicati. Questi migliori al mondo, altro che Milano! Sarà per la prossima volta. Anche qualche accessorio, magari non li reputate utili, ma... A tutti!
altro condottiere. Ah, Ezio, ben trovato. Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggi, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Dove pensate che venga? Da Napoli? Potrebbe essere il nostro uomo. Prezzi incredibili per voi, stimati clienti. Vi domanderete... Ore per tutti! Ma perché? Non importa, non lo voglio sapere. Potrebbe essere il nostro uomo. Controlliamo. Bravo, datti da fare. Bischero! Ti preoccupi per nulla, Giovanni. Francesco De Pazzi è in prigione. Non c'è più pericolo. Ah, salute, figliolo. Ricordi il mio amico Uberto? Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio? Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci. È stato un piacere, Ezio. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che mi accompagnassi. Con piacere. Vieni, non dista molto da qui. So tutto della tua zuffa con Bieri. Quale zuffa? Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Ci ha insultato. Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio. Che cosa gli accadrà? Immagino che ci sarà un processo. E mio padre testimonierà. Per forza. È lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà.
Eccoci qua. Salute, Leonardo. Madonna Maria. Questo è mio figlio, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? Allora, Ezio, di che ti occupi? Sta lavorando per suo padre. Diventerai un banchiere. Per ora. E tu? Pittura, vero? A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi, non lo so, uno scopo. Capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura magari. O l'anatomia. Non mi accontento di riprodurre il mondo. Voglio cambiare. Oh, Leonardo. Non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, Madonna. Siete molto cara. Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscerti, Ezio. Spero di rivederti presto. Anch'io. Cipolle!